Benvenuti, nuovo appuntamento con lo speciale visita pastorale. Anche questa settimana siamo a Misano, nelle parrocchie di Scacciano e Villaggio Argentina. Due realtà con storie molto diverse. La prima parrocchia ha infatti origini nel 1300, la seconda è figlia delle nuove urbanizzazioni degli anni 70 sulla via Tavoleto, la via che porta da Riccione a Morciano. Ma vediamo subito le schede. Le origini della parrocchia di Scacciano risalgono a prima del 1400. Una citazione esplicita di una piccola chiesa di campagna viene fatta nella Descriptio Romandiole del cardinale anglico nel 1371. Il documento, una sorta di censimento fiscale, ci ricorda che a Scacciano c'erano 44 famiglie, ma non certifica l'esistenza della parrocchia di Scacciano. Si deve attendere la visita pastorale di Monsignor Castelli, fatta alla Pieve di Misano Monte tra il 16 e il 26 settembre 1577, per avere notizie certe sull'esistenza giuridica della parrocchia. La vecchia chiesa fu infatti costruita nel 1500, gravemente danneggiata, fu demolita nel 1924, costruita nel 28 e benedetta nel 1929 dal vescovo Scozzoli. Nel 1932 è pronta la canonica e due anni dopo vengono benedetti il campanile e quattro nuove campane. All'interno della chiesa si trovano alcune opere significative, tra queste la crocifissione lignea della seconda metà del 500 e il battistero in pietra del 1606. Degli anni 70 l'idea di far sorgere una parrocchia in località Villaggio Argentina, una zona residenziale cresciuta dagli anni 60 con un consistente sviluppo demografico. Le consegne al parroco Don Claudio Signorini avvengono il 12 ottobre 1973, intitolandola a San Giovanni Bosco. Due anni dopo, il parroco decide di costruire due locali per la sacrestia e gli incontri di catechismo, ma per mancanza di spazio è impossibile ampliare ulteriormente canonica e chiesa. Don Claudio Signorini è parroco di Villaggio Argentina dal 1973 e dal 1991 è anche parroco di Scacciano. Da quando ha avuto in eredità questa seconda parrocchia ha cercato di mantenere vive le identità delle due realtà, però negli anni è cresciuta anche una preziosa collaborazione. Sono partito con la garanzia a tutte le parrocchie di rimanere indipendenti, anche perché sono divise dall'autostrada, quindi anche se il territorio di Villaggio Argentina prima apparteneva alla parrocchia di Scacciano, è sorto una realtà nuova. Scacciano sentiva questa paura, no? Di essere messa un pochettino in disparte. Però la presenza del parroco Scacciano ha risolto questo problema. Poi col tempo, pur mantenendo giuridicamente le due parrocchie separate, la popolazione si è avvicinata molto. Io grosse difficoltà non ne ho mai trovate, solo che bisogna che chi è parroco sia molto attento alla situazione. Non si può affrontare situazioni, diciamo, che hanno dei problemi con una certa aggressività. Bisogna essere attenti ai problemi e cercare gradualmente di rendersi conto che questi problemi vanno affrontati insieme con tanta comprensione da una parte e dall'altra. L'unificazione delle parrocchie potrebbe portare a chiudere le chiese. E quando abbiamo chiuso una chiesa vuol dire che la vita religiosa in quella zona diventa sempre più debole, più fiacca. Invece finché una chiesa è aperta, magari se non c'è il parroco va a dire la messa anche ogni 15 giorni,
e lì ci sono il gruppo dei catechisti e delle catechiste, un consiglio parrocchiale. La parrocchia rimane viva. La mia preoccupazione come parroco è stata sempre quella di impostare bene il catechismo con le catechiste e i catechisti. Ogni gruppo ha il suo catechista, anzi, adesso cerco di fare in modo che ogni gruppo ci siano due catechisti, perché per una trasformazione della catechesi tradizionale in una catechesi che sia un cammino di fede, almeno ogni gruppo ci vogliono due catechisti. Siamo consapevoli, non soltanto noi sacerdoti e catechisti, ma anche i genitori, sono consapevoli di una cosa. Nell'incontro con i genitori io mi rendo conto che certi valori i loro figli li possono imparare e conoscere soltanto dal sacerdote, dalla comunità parrocchiale. E ci tengono che questi valori morali, spirituali e anche sociali, i loro figli ne vengono a conoscenza e cercano di metterli in pratica. Gruppi giovanili organizzati ho tentato di portarli avanti, ma un po' la difficoltà del fatto che sono solo. Con i giovani ci vorrebbe continuità, e ci vorrebbe non soltanto gli incontri, ma le uscite, così, che sia un gruppo di vita. Quindi in questo momento non abbiamo gruppi giovanili di una certa età, della fase dei 10 anni. Come avete sentito da Don Claudio, tra le azioni più significative della pastorale c'è il catechismo con i più piccoli, catechismo che è stato rinnovato offrendo ai bambini anche maggiori proposte di aggregazione. A Scacciano abbiamo incontrato due catechiste, Bianca e Barbara. Cerchiamo di integrare il catechismo tradizionale con dei soggiorni brevi, fine settimana o anche una settimana intera durante l'estate. Portiamo i ragazzi in un eremo qui nei dintorni a San Giovanni d'Auditore. Cerchiamo di vivere un'esperienza di condivisione e di così mettere in pratica anche il Vangelo. E vivono un'esperienza di amicizia con i litigi, con le gioie dello stare insieme, un po' tutto si vive, la vita vera in realtà. Non appena noi abbiamo, diciamo così, tirato fuori questo discorso ai genitori in una riunione serale con i genitori, e quindi lo abbiamo anche riportato ai bambini nel giorno di catechismo, e l'entusiasmo è veramente salito alle stelle, per cui mi hanno tempestato veramente di domande: quando partiamo, cosa facciamo, cosa possiamo portare, cosa non possiamo portare, e quindi veramente sono ormai 2 mesi che mi stanno praticamente riempiendo la testa di domande su questo campeggio. Tu hai fatto catechismo anche prima, continui adesso. Quali sono le differenze e i miglioramenti, se ci sono stati? Sicuramente un diverso modo di venire a catechismo, con molto più entusiasmo, perché non solo queste attività anche di ritiro facciamo, ma anche altre, non so, ci ritroviamo anche per mangiare la pizza insieme, giocare. Per cui i ragazzi si avvicinano anche molto volentieri alla parrocchia, vediamo che sono proprio partecipi. Io provengo da una realtà di altri 3 anni di catechismo in un'altra parrocchia, però quello che ho riscontrato di diverso è veramente questo aspetto familiare che si è creato, diciamo così, in questa piccola realtà di Scacciano, dove oltre a un gruppo veramente affiatato di catechisti, animatori, eccetera, che quindi contribuisce naturalmente a svolgere con più anche entusiasmo, no? Diciamo questa esperienza, e ci sono appunto anche questi bambini che veramente ti portano tantissimo. Il dopo cresima? Il dopo cresima è iniziato adesso e purtroppo, come tante altre realtà, abbiamo visto una diminuzione di ragazzini, però quelli che abbiamo li vediamo molto motivati, partecipano agli incontri settimanali,
Alcuni di loro hanno chiesto di iniziare anche il percorso per diventare catechisti un giorno, quindi si stanno affiancando agli altri catechisti per imparare, tra virgolette, anche se è un mestiere, non è un mestiere in realtà. E poi cerchiamo di coinvolgerli molto nella liturgia anche, sono loro che cantano, suonano, li avviciniamo anche nell'aiuto ai bambini più piccoli, preparano la processione offertoriale, cerchiamo di dargli diversi compiti, insomma, e li vediamo partecipi, quelli che ci sono partecipi. Uno dei momenti centrali in cui convoglia il lavoro fatto con i ragazzi e con i bambini è la recita di Natale. Nell'ultima rappresentazione, quella del dicembre scorso, la Natività è stata guardata con gli occhi dei Re Magi, come ci racconta uno degli educatori incontrato dalla nostra Daniela Cornacchia. Questa è la storia di tre grandi personaggi venuti da molto lontano, seguendo la scena luminosa della stella sul cielo. È la storia di tre uomini saggi in cerca di un bambino appena nato. I cieli narrano la tua gloria e le stelle mi parlano di te. Un altro momento molto forte e importante della parrocchia qui a Scacciano è a Natale la recita che organizzate e che portate in scena. Mattia, ci puoi raccontare da che cosa è nata questa bella esperienza, che cosa fate e chi coinvolgete? Allora, qui in parrocchia è da ormai tanti anni che, insomma, a Natale si prepara uno spettacolo, ma solo negli ultimi anni, diciamo, affrontiamo questo evento in maniera diversa, cercando di portare, diciamo, sulla scena e ogni anno una storia diversa, dove il protagonista è sempre lo stesso, però cerchiamo di portare ogni anno qualcosa di nuovo. Siamo i sapienti d'Oriente, gente importante e preveggente, noi conosciamo i segreti del cielo. Tanta gente in città. Come non lo so, sono tutti in agitazione per il grande evento di questa notte. Perché? Che evento ci sarà? Sembra che una stella molto luminosa attraverserà il cielo proprio qui a Betlemme. La storia di quest'anno che cosa raccontava? Come ho detto prima, il protagonista è sempre Gesù, no? La nascita, quindi la nascita di Gesù, ma ogni anno cerchiamo di affrontarla da un punto di vista diverso. Quest'anno, ad esempio, abbiamo raccontato la storia dal punto di vista dei Re Magi, di questi magi che sono alla ricerca di qualcosa di straordinario e seguono questa stella per poi, insomma, arrivare sulla culla di Gesù che è appena nato. Che sciocchi che siamo stati. Cercavamo il Signore tra le ricchezze e gioielli. Invece è venuto al mondo in un'umile capanna. Dai bambini agli adulti, da diversi anni a Villaggio Argentina i parrocchiani si incontrano per approfondire la parola di Dio, un percorso che ha portato tanti frutti e ha fatto sì che le persone potessero rafforzare la propria fede. Iglis segue il gruppo biblico che si incontra da circa 5 anni a Villaggio, sì. Argentina. Che esperienza è Iglis? Ecco, intanto è una cosa nata quasi per caso, no? Dovuta così alla conoscenza mia con Don Claudio, che è una conoscenza annosa, diciamo decennale, ecco. Un lavoro che stiamo facendo anche nel nostro gruppo, quindi è un'esperienza biblica che noi abbiamo portato avanti di continuo nella nostra comunità, diciamo così, no? E che quindi abbiamo provato a riprodurre in una parrocchia. È nata così quasi per caso e ho visto, insomma, che è stata una cosa che ha creato un certo entusiasmo, tant'è vero che tutti gli anni ci chiedono di ripeterla. Lo facciamo perché credo che la Bibbia sia il grande oggetto sconosciuto o misterioso della cristianità, no? Siamo cristiani, ma di fatto non conosciamo il libro che è a fondamento della nostra fede, no? Quindi lo scopo non è tanto quello di curiosare intorno a questo libro sacro, quanto poi di assimilare, diciamo, i valori che in quel libro sacro ci sono, i valori evangelici e così via, e poi di riprodurli nella situazione in cui noi siamo. Ecco, questo.
Lei ha detto l'importanza di sapere, di conoscere quello che è la base della nostra fede. Qual è la risposta e l'entusiasmo di chi segue questi gruppi quando viene a conoscenza di alcune letture, di alcuni libri della parola? Ma io ho visto che l'interesse sul testo c'è, perché la gente non sa leggere il libro, perché è un libro sigillato, possiamo dire, perché è come dare, è un libro antico, è un libro vecchio di 2000-2500 anni fa, quindi una cultura diversa, un modo di esprimersi diversi, le stesse parole che non dicono, gli stessi concetti e così via, no? Quindi le persone quando comprano il libro lo prendono, danno un'occhiata, lo mettono sul comodino, poi non lo leggono più, a meno che non leggano alcune brani, alcune parabole che gli toccano il cuore, ecco. Si tratta di sigillare questo libro, quindi di entrarci dentro, di spiegarlo, di avere insomma degli esperti che possano fare questo. E quando la gente capisce, cioè si incontra con questo tipo di approccio, io vedo che la gente ne gode, gli piace, non pensava che ci potesse essere tanta ricchezza dentro. Io credo che nella Chiesa oggi manchi proprio questa mediazione. A Scacciano è nata un'iniziativa davvero originale. La parrocchia si è scoperta imprenditrice di se stessa, che in tempo di crisi economica è un valore aggiunto non di poco conto. Ci svela come il segretario del Consiglio per gli Affari Economici. Marino è segretario del Consiglio Economico della parrocchia di Scacciano. È importante anche guardare, insomma, fare i conti in una parrocchia, perché sono tanti gli obiettivi e tante le cose da fare. Quali sono gli obiettivi vostri principali? Direi che ci siamo posti tre obiettivi. Il primo obiettivo è quello di una sistemazione straordinaria della chiesa di Scacciano, sia interna che esterna. Il secondo obiettivo è quello di creare nuove strutture, nuovi spazi per l'attività proprio parrocchiale, no? Quindi dal catechismo a centro di aggregazione dei giovani, anche a centro sociale, così della frazione di Scacciano, della parrocchia e della frazione. Il terzo obiettivo è quello di cercare di poter riportare in funzione l'asilo parrocchiale, che attualmente purtroppo non è agibile. Allora, diciamo che per poter raggiungere questi obiettivi abbiamo dovuto svolgere una certa attività per poter reperire le risorse. E allora abbiamo avuto, diciamo, la provvidenza ci ha portato una fortuna, diciamo così, che un terreno è stato, grazie anche all'amministrazione comunale, è stato reso edificabile, e allora abbiamo deciso di diventare imprenditori di noi stessi. Niente, abbiamo fatto un progetto di costruzione, abbiamo portato a termine questo progetto di costruzione, che sono 12 appartamenti. L'obiettivo è stato raggiunto, siamo riusciti a vendere tutti gli appartamenti. Il 2010 sicuramente ci permetterà di raggiungere il primo obiettivo, che è quello della creazione di questo centro parrocchiale. Quindi il 2010 sicuramente riusciremo a raggiungere questo obiettivo. L'intervento sulla Chiesa, straordinario sulla Chiesa, richiede maggior tempo. Attualmente è in elaborazione un progetto con l'architetto di Rimini, Marino Bonizzato, un progetto, questo anche molto ambizioso, che è in fase di elaborazione, anche in collaborazione con la Curia Vescovile, e quindi richiederà tempi più lunghi, sia perché vi è necessità di avere permessi, per tanti motivi. Quindi io penso che entro il 2013 riusciremo a raggiungere anche questo obiettivo. L'ultimo obiettivo indubbiamente è il più difficile, sia per la quantità di risorse economiche che richiede, sia perché è necessario la collaborazione di altri soggetti, che sono l'amministrazione comunale, oppure altri soggetti che si dovranno poi occupare della gestione dell'asilo. Indubbiamente il terzo obiettivo è il più difficile, e comunque noi cercheremo di seguire tutte le strade per poterlo raggiungere. Tra gli appuntamenti che il Vescovo ha vissuto in settimana nelle parrocchie di Villaggio Argentina e Scacciano, la messa con gli anziani e i malati. Il Vescovo Francesco ha voluto infondere speranza nelle persone che vivono situazioni difficili e ha detto di non dubitare mai dell'amore di Dio. Un messaggio che Monsignor Lambiasi ha esteso anche alla casa famiglia della Papa Giovanni, che si trova sul territorio parrocchiale. Ogni volta che noi celebriamo l'Eucaristia c'è un messaggio che il Signore ci pianta nel cuore.
E ce lo pianta proprio come un seme, perché se noi l'accogliamo con fede, poi quel seme certamente porta frutto. Qual è il messaggio che oggi il Signore attraverso queste letture ci consegna? Abbiamo ascoltato. Dio ha scelto Israele per allearsi con questo popolo. Dio dunque è il nostro partner. Che bello! Qualcuno potrebbe dire, ma perché ha scelto gli ebrei e non ha scelto gli egiziani o i babilonesi o gli assiri o i persiani? Ma perché, lo si legge nel libro del Deuteronomio, perché Israele è il popolo più povero, il popolo più debole, il popolo più fragile. Allora Dio sceglie sempre i poveri, sempre gli umili, sempre i deboli. Non si mette dalla parte dei vincitori, ma si mette sempre dalla parte dei perdenti, perché così lui dimostra il suo amore. Eccellenza, vivere la sofferenza e l'infermità nello spirito di Cristo, lei oggi ha incontrato i malati e gli infermi, un aiuto in più anche per far sì che rimanga in loro l'idea che Dio non li abbandona mai, anche se a volte può sembrare così proprio nel dolore, nella sofferenza. Certo, quello che ci fa soffrire di più non è tanto il dolore fisico, ma quel senso di solitudine che può attanagliare il cuore di un sofferente, di un malato, di un infermo. E se è vero che la comunità cristiana è come una grande famiglia, è importante allora far sentire questo spirito di famiglia a questi fratelli, perché non si sentano soli di fronte al dolore e perché attraverso di noi il Signore possa far sentire loro tutta la sua vicinanza. Il suo amore è gratuito. Siamo della povera gente, dei poveri peccatori. Se riconosciamo il nostro nulla, allora il Signore fa alleanza con noi, ci salva e ci dà la possibilità di vivere una vita in alleanza con Lui. Questo è vero in modo particolare, fratelli e sorelle, per voi infermi che siete qui vicino all'altare. Proprio perché siete in questa situazione di debolezza, di solitudine, tante volte di sofferenza, il Signore vuole fare l'alleanza con voi. E quindi è bello che oggi nella visita pastorale celebriamo la messa per voi ammalati proprio qui nella vostra chiesa, perché vogliamo dire a tutta la comunità che noi non vi vogliamo lasciare soli. Ci sono dei segni davvero incoraggianti, quelli per esempio delle comunità, delle case famiglia della Papa Giovanni, sono un grande punto luce per tutti, davvero un bel punto di riferimento, perché lì si vede concretamente che amare è possibile, ed è possibile non una volta tanto, ogni tanto, ma tutti i giorni, anche tutte le notti. E lo spirito di Don Oreste in fondo ci porta questo messaggio, che c'è bisogno di fare famiglia soprattutto per i bambini che altrimenti resterebbero soli o in balia di se stessi, e invece nella casa famiglia possono trovare davvero una loro famiglia. Questo ci aiuta tutti, perché aiuta e stimola anche noi che non abbiamo problemi di salute fisica e quant'altro, ci aiuta ad essere vicino a questi fratelli con il cuore del Signore. Finisce qui il nostro speciale visita pastorale nelle parrocchie di Villaggio Argentino e Scacciano. La prossima settimana, l'ultima prima della pausa per la Pasqua, saremo a Misano Monte. Un grazie particolare a Daniela Cornacchi e a Francesco Guerra per le esterne. A voi tutti, grazie per l'attenzione.